Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo ancora su Genshin Impact perché, come vi avevo promesso, stavo lavorando ad un altro video del tu come lo giochi, che ovviamente è la mia rubrica che, per chi non lo sapesse, tratta i personaggi in maniera individuale, cercando di scoprirne trucchi e segreti anche con un confronto diretto con la community in generale. Oggi vi voglio parlare di Ganyu. Ganyu è uscita già da parecchio tempo, in realtà, anche se non l'ho mai trattata dal punto di vista di build o comunque in generale dal punto di vista proprio del gioco, oggi ne voglio approfittare e recuperare il tempo perso. Vorrei riuscire a trattare la maggior parte dei personaggi che possiedo, però ragazzi sapete che il tempo è quello che è e soprattutto io cerco di prendermi sempre un po' di tempo in più per effettuare vari test, per effettuare comunque delle strategie di gioco che possono magari essere utili ad altri giocatori e che magari non tutti sfruttano. Come magari le sfrutto io. Non dico che ovviamente bisogna giocare i personaggi tutti allo stesso modo, però magari giocare il personaggio in una maniera differente può aprire degli orizzonti anche per le costruzioni di vari team. E infatti questa mia rubrica fondamentalmente serve a questo. Io non impongo nessuna build, non dico fondamentalmente quale build sia migliore rispetto a un'altra, è semplicemente un mio modo di vedere il personaggio in campo e di conseguenza adattarlo costruendo un team attorno ad esso. Fatta questa piccola premessa, che come spero possiate capire la maggior parte delle persone, oggi vi parlo di Ganyu. Ganyu, io personalmente la gioco fondamentalmente come main DPS, ovvero preferisco avere Ganyu a disposizione come DPS principale in quanto è letteralmente broken. Cioè, è un personaggio che io ho avuto modo di provare, di giocare, e devo ammettere che nonostante lei possieda questa meccanica degli attacchi caricati con l'arco che non mi fa impazzire, dato che a me piace essere un po' più dinamico nel combattimento e il fatto di mirare con l'arco, puntare e poi sparare, non mi fa impazzire. Ma devo ammettere che con Ganyu, facendo dei bei danni, inizi a divertirti anche utilizzando l'arco. Ed è per questo che oggi vi voglio parlare di Ganyu così come la gioco io. Partiamo dal presupposto che comunque la mia è ad ascensione 80, dovrei ancora migliorarla perché gli artefatti non sono riuscito ad upparli come vorrei. Ci sono tante cose che ancora un pochettino vengono trascurate, tra virgolette, ma purtroppo uppare un personaggio su Genshin Impact è decisamente pesante. Non è come i classici giochi dove riesci a portare subito un personaggio al 90, a meno che tu abbia fatto un farming precedente in maniera esasperata. E io, siccome non faccio farming in una maniera così esasperata, anche perché la resina è quello che è, il tempo è quello che è, cerco comunque di portare sul canale un risultato decente, ottimale, almeno per farvi vedere come effettivamente io gioco il personaggio. Quindi non intendo dire che io abbia il personaggio migliore del mondo, però la visione del mio personaggio spero che comunque possa aiutare anche altri giocatori. Per quanto riguarda Ganyu, come vi ho detto prima, io la gioco in main DPS. Ho letto comunque molti che la giocano come supporto, ho letto molti che la giocano anche come un sub DPS. E sinceramente non c'è nulla di male. Anche come supporto penso che Ganyu possa essere molto abile, dato che comunque possiede l'elemental skill che raggruppa i nemici e permette in un qualche modo di effettuare l'effetto Frozen, o comunque in questo caso l'effetto Crio di base. Senza acqua non c'è Frozen, però devo dire che non è affatto male. Non è affatto male, soprattutto se si vuole sfruttare una risonanza doppio Crio, così come solitamente gioco io il team insieme a Ganyu.
Parlando di Ganyu, abbiamo delle statistiche che ancora, ragazzi, lasciate perdere in quanto devo uppare gli artefatti e devo cercare anche di sistemarli da un lato, perché Ganyu è un personaggio che per colpa di Shao è stata un po' messa da parte e di questo ovviamente un po' me ne rammarico, ma sicuramente avrò modo di poter potenziare Ganyu, anche perché gli artefatti, se non ricordo male, non sono neanche così malvagi, quindi devo cercare un pochettino di migliorarmi dal punto di vista organizzativo per quanto riguarda i personaggi. Le statistiche purtroppo non sono delle migliori, però comunque partiamo da una base di crit rate del 45, quasi 46%, e un crit damage dell'86%, ma che deve assolutamente aumentare. Deve assolutamente aumentare proprio perché ho gli artefatti praticamente a zero e quindi sono sicuro che aumenteranno a tempo debito. Per quanto riguarda Energy Recharge, mi aggiro sui 135, non è una cifra che sinceramente consiglierei per Ganyu. Per Ganyu va benissimo anche scendere un pochettino più sotto, credo che già 110-120 siano più che sufficienti. Io ho avuto, diciamo, tra virgolette, sfortuna e fortuna allo stesso tempo con gli artefatti e sono arrivato a 135, il che mi permette comunque di ricaricare un pelino prima la burst e quindi avere magari la possibilità di fare più danno. Per quanto riguarda tutto il resto, ovviamente ho il Cryo Damage Bonus che è dato dalla coppa, dato che la coppa sarà in Cryo Damage Bonus, già vi spoilerò questo, e poi ovviamente tutto quanto il resto lo abbiamo praticamente puro, neutrale, se così si può dire, proprio perché non vado ad influenzarlo in nessun modo. Per quanto riguarda l'arma, sono stato molto fortunato perché possiedo la Mossbow, che penso sia l'arco migliore fondamentalmente per quanto riguarda Ganyu, ma ho visto comunque che anche il Viridescent del Battle Pass non è affatto male. E uno Stringless, tecnicamente, se la si vuole utilizzare come supporto, anche se in realtà non lo consiglio più di tanto, mi sembra abbastanza sprecato uno Stringless su Ganyu, però va bene così. Molto probabilmente vi consiglierei magari di utilizzare un prototype qualora non aveste nulla, dato che non è affatto male, oppure il Favonius, che vi consente comunque di avere un'energy recharge attiva sempre se utilizzate il personaggio come supporto. Per quanto riguarda tecnicamente un arco che potreste, ripeto, utilizzare per Ganyu come main DPS, penso che oltre la Mossbow, forse le uniche scelte che possono esserci sono il Viridescent, che non mi sembra affatto male, e poi in realtà non me ne vengono in mente altre, quindi magari se avete qualche idea scrivetemela sotto nei commenti, perché mi potreste dare effettivamente una grande mano. Detto questo, gli artefatti sono la cosa che forse potrebbero mettere un po' in disaccordo parte dei giocatori. Io la gioco con un Gladiator e Blizzard Strayer perché mi consentono di renderla più offensiva dal punto di vista totale. Cioè Ganyu con questo tipo di setup, a mio avviso, può essere giocata sia come DPS e successivamente come sub DPS. C'è da dire che lei possiede diversi kit di artefatti che secondo me le stanno alla perfezione. Un full kit, per esempio, del Blizzard Strayer, secondo me è ottimo, in quanto se la giocate come la gioco io con Mona in risonanza, ad esempio, vi consentono di ottenere comunque un crit rate del 20% in più se attaccate un nemico con status Cryo e addirittura, scusatemi, un 20% in più se il nemico è in status frozen, quindi un 40% praticamente di crit rate in più, che unito a quello che possiedo adesso sarebbe un 80% di crit rate, quindi anche un full set Blizzard Strayer potrebbe essere interessante. La cosa che un pochettino mi fa storcere il naso è che il full set Blizzard Strayer mi costringe quasi ad utilizzare il personaggio con un personaggio acqua. Perdonatemi, mentre invece con un doppio set, in questo caso Blizzard e Gladiator, mi consente di poterla giocare in più ruoli, ma soprattutto in più team, perché aumento l'attacco in generale e soprattutto aumento l'attacco ghiaccio, che per lei è fondamentale in quanto i colpi caricati tramite il suo arco effettuano danno Cryo. E di questo ne parleremo dopo. Come potete vedere, ho una corona in questo caso con crit rate, semplicemente perché non avendo il Viridescent come arco,
che in questo caso mi avrebbe potuto aiutare in un qualche modo, mi sono tirato un pochettino sul crit rate. È vero che non ho molto crit damage, il che alzare il crit rate sarebbe abbastanza inutile, però comunque già un 80% di base, che possibilmente potrà andare ad aumentare, sinceramente schifo non mi fa. Anche perché lei comunque di base già fa dei bei danni, quindi riesco comunque a togliere un quantitativo di danno abbastanza elevato, e lo vedrete nelle clip che vi lascerò praticamente a fine video. Per quanto riguarda invece il calice, ovviamente Cryo Damage Bonus, in questo caso non possiedo un calice migliore, perché mi sarebbe piaciuto avere comunque un crit rate, o per meglio dire un crit damage nelle substats, ma per il momento non ce l'ho, quindi sono costretto ad utilizzare questo. Tra l'altro è una coppa Gladiator, il che mi avvantaggia tantissimo per quanto riguarda la combinazione dei pezzi del mio set, anche se c'è un set che vi consiglierò successivamente essere abbastanza interessante. Ovviamente la Clessidra, in questo caso attacco, che non è affatto malvagia, perché abbiamo difesa, crit rate, energy recharge, che fondamentalmente mi possono essere un po' di aiuto. Per quanto riguarda ovviamente la Clessidra, andiamo sull'attacco, cerchiamo di spingere il più possibile l'attacco, anche se la mia ancora è deboluccia perché l'ho trovata da poco. Non avevo neanche una Clessidra attacco per quanto riguarda Vaganiu, utilizzavo infatti una Clessidra, se non sbaglio, in energy recharge addirittura, cioè immaginate la povertà del mio profilo. Però avevo necessità di comunque associare i due pezzi di Gladiator e i due pezzi di Blizzard Strayer, che non riuscivo ovviamente a concordare, se non per questo tipo di Clessidra. La piuma, anche in questo caso ho una piuma Gladiator, che in questo caso mi dà un po' di crit rate, energy recharge, quindi diciamo che va abbastanza bene. Certo, altre piume purtroppo non ne ho, che mi danno quella magari potenza in più o quel crit damage in più, ma qualora dovessero arrivare io le aspetto a braccia aperte. E poi invece il fiore, che non ho neanche avuto il coraggio di uppare, perché non ha nulla delle statistiche che mi servono, o semplicemente attacco a HP ed energy recharge, ho anche paura a portarla un po' su nell'eventualità che mi esca un'altra statistica che veramente faccia schifo, e quindi per ora tengo sto fiore soltanto per avere i due pezzi del Blizzard Strayer. Dovrò farmare il dungeon sicuramente del Blizzard Strayer, giusto per avere qualche artefatto migliore da poter equipaggiare al mio personaggio. Devo dire che nonostante questi artefatti un po' scadenti, che mi vergogno anche un po' a farvi vedere, devo dire che Ganyu funziona abbastanza bene. Funziona abbastanza bene perché, come vi ho detto prima, la gioco in squadra con Mona, ma non è la cosa che in realtà mi avvantaggia da quel punto di vista, ma successivamente vi farò vedere anche il team con il quale gioco i miei personaggi, e da lì capirete effettivamente perché nonostante tutto la mia Ganyu si comporta in campo abbastanza bene. Per quanto riguarda costellazioni, ovviamente non ne ho, ci mancherebbe avere una costellazione di un 5 stelle. Per quanto riguarda i talenti, invece, anche qui mi sono un pochettino trascurato, se devo dire le cose come stanno, però il talento principale di Ganyu, che è assolutamente l'attacco normale, l'ho portato già a livello 8. Per lei è importantissimo portare su il primo talento, il talento dell'attacco, proprio perché lei si gioca prevalentemente caricando l'attacco con l'arco e successivamente infliggendo il doppio danno crio che lei ha la peculiarità di poter lanciare. Ganyu, per chi non lo sapesse, sfrutta l'arco caricato, in quanto possiede un doppio caricamento dell'arco, dove abbiamo un primo caricamento in cui la freccia prende l'elemento, quindi in questo caso la freccia diventa crio, e un secondo tipo di caricamento dove la prima freccia effettua danno di tipo crio, che poi successivamente si spezzetta e lancia delle schegge di tipo crio che infliggono ulteriore danno ai nostri nemici. Quindi è importante sottolineare questa caratteristica appunto di Ganyu.
Infatti, come potete vedere, qui abbiamo l'Aimed Shot Charge livello 1 e poi il Frost Flake Arrow Bloom Damage, che sarebbe per l'appunto il primo Aimed Shot, che sarebbe il tiro caricato normale, e poi successivamente il Frost Flake Arrow Damage, che sarebbe appunto la freccia caricata due volte, che come potete vedere a livello 8 del talento fa il 205% di danno, una percentuale del 205%, e addirittura la freccia che si spezza il del 348, quindi è importantissimo alzare il talento di Ganyu il più possibile. La ultimate e la skill elementale le ho lasciate al 6 per il momento, proprio perché non sono il focus principale del personaggio, perché io, come vi ho detto prima, gioco Ganyu main DPS, e giocando Ganyu main DPS devo necessariamente giocare con arco caricato, attacco e danno con la freccia caricata. Per quanto riguarda il resto, ovviamente si può parlare del team con il quale io gioco Ganyu, che come potete vedere è un team abbastanza particolare, in quanto possiedo Ganyu Mona, Chongyun e Jean. In questo caso Ganyu e Chongyun li gioco insieme per avere la sinergia del ghiaccio, che mi consente di avere un 15% di crit rate in più se sto attaccando un nemico in status Frozen o in status Cryo. Quindi mi avvantaggia dal punto di vista dei danni appunto avere questo tipo di sinergia. Mona è a mio avviso la compagna ideale di Ganyu, perché attira i nemici tramite la sua elemental skill, li bagna tutti con lo status wet e poi successivamente Ganyu spara le frecce e infligge status frozen a tutti quanti. Chongyun è il personaggio jolly di questo team, dato che comunque il mio in questo momento non è più utilizzato come DPS principale, in quanto non ho necessità di utilizzarlo come DPS principale avendo Ganyu, ma lo utilizzo in Elemental Mastery. Quindi lui, quando viene messo in campo e gioca insieme a Mona, mi permette appunto di realizzare danni Frozen e successivamente di spezzarli con la Greatsword in danni Shatter. È una combo abbastanza complessa, magari, che non tutti effettivamente conoscono, ma vi posso garantire essere abbastanza efficace, e magari durante anche il gameplay avrò modo di farvela vedere in un modo o nell'altra. Jean in questo caso è la curatrice, che tra l'altro, essendo di tipo Anemo, mi avvantaggia con lo Swirl. Per chi non lo sapesse, lo Swirl dà una debolezza elementale in base all'elemento con cui entra a contatto. Quindi se io effettuo attacco di tipo Swirl a un personaggio che è affetto dallo status Cryo, in quel caso noi diamo una debolezza da Cryo al nostro avversario che ci permette di fare più danni. E quindi Jean fondamentalmente mi serve per le cure e anche tramite la sua elemental skill, che è molto rapida e soprattutto ha un cooldown abbastanza breve, mi permette, qualora necessitassi di qualche danno in più, di infliggere Swirl, che è veramente importante. Ganyu, come vi ho detto prima, è la principessa del mio team, e ovviamente vi farò vedere come la sfrutto all'interno del mio team. È un team che gioca prevalentemente su status Frozen, ma qualora non potesse essere possibile, fa danni grazie all'arco di Ganyu. E come vi ho detto prima, sinergia ghiaccio, che vi faccio vedere praticamente dal menu del party, che ci consente praticamente di ottenere un crit rate aumentato del 15% quando attacchiamo nemici frozen, o cioè sotto effetto frozen o sotto effetto Cryo. Quindi veramente tanta bella robetta. È un 15% comunque di crit rate, che schifo non fa. Detto questo, io penso di avervi detto tutto per quanto riguarda Ganyu, non credo di dovervi dire altro. Ah, l'unica cosa che vi posso dire è che c'è un altro set di artefatti molto interessante per Ganyu, che sarebbe appunto il set del Wanderer. Il set del Wanderer, come potete vedere, incrementa l'Elemental Mastery di 80 punti all'inizio, ma il full set Wanderer praticamente incrementa l'attacco caricato del 35% se il nostro personaggio possiede un Catalyst, quindi un libro in questo caso, oppure un arco. Può sembrare stupido, ma avere il bonus del 35% di danni in più inflitti dal nostro arco è tanta roba, soprattutto su Ganyu. Io purtroppo non ho un set decente per quanto riguarda il Wanderer, perché molto probabilmente il Wanderer lo preferirei a questo set che sto utilizzando adesso, con doppio Cryo e doppio Gladiator.
a essere indipendenti, tra virgolette, per quanto riguarda il danno che possiamo infliggere ai nostri avversari, con un 35% aumentato a prescindere, secondo me è tanta roba. Unito alla coppa che possiedo con il Crio Damage Bonus, potete capire benissimo che io prendo una percentuale di danno in più che posso effettuare col mio arco decisamente maggiore, e quindi di conseguenza mi piacerebbe avere un Wanderer completo di tutto rispetto. Solo che ottenere il Wanderer completo di tutto rispetto bisogna avere un culo della Madonna, e io ovviamente non ce l'ho, e quindi mi accontento di utilizzare una build ibrida che non sia magari al 100% forse ottimale per Ganyu, che però mi consente di poter giocare il personaggio in diversi ruoli e in diversi team soprattutto. Detto questo, vi lascio alle clip che vi vado a mostrare di Ganyu e come Ganyu si comporta all'interno di questo team, e io come sempre vi aspetto al solito con un prossimo video e con i vostri commenti per dirmi come giocate Ganyu e soprattutto come avete buildato la vostra Ganyu. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che il video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo alla prossima. Nice, Kissy.